Passiamo ora alla parte clou della serata, che è la relazione del professor Zamagni. Leggo in maniera molto succinta il lunghissimo curriculum del professore, che mi ha addirittura pregato di non leggerlo, però un po' così sentite? Sì, così sentite meglio. Il professor Stefano Zamagni, nato a Rimini nel 1943, professore ordinario di economia politica all'Università di Bologna, facoltà di economia, e adjunct professor international political economy alla Johns Hopkins University Bologna Center. Si è laureato nel 65 in economia e commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Da 69 al 73 si è specializzato all'Università di Oxford presso il Lina College. Prima di Bologna ha insegnato all'Università di Parma e fino al 2007 ha insegnato all'Università Bocconi di Milano come professore a contratto di storia dell'analisi economica. Le attività accademiche amministrative del professore sono tantissime, non le stiamo a elencare perché sono molteplici. Ricordiamo che dal 2007-2012 è stato presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore a Milano ed è presidente dell'Osservatorio Nazionale per le Politiche Familiari. Ha tantissimi riconoscimenti che, su richiesta dello stesso redattore, saltiamo perché sennò avremo un curriculum molto lungo. Le opere, gli scritti e gli articoli scritti dal professor Zamagni sono numerosissimi, così come pubblicazioni. Ricordo tra le altre Istituzioni di Economia Politica, un testo europeo del 2002 del Mulino, che è uno dei libri che poi vengono tra virgolette studiati, oltre che tanti altri. A questo punto chiudo il curriculum del professore e gli passo la parola. Bene, buonasera a tutti. Lasciate che esprima la mia gratitudine alla vostra Presidente per l'invito che mi ha rivolto di essere con voi. Come avete sentito, io sono nato a Rimini, quindi condivido con voi la medesima matrice culturale ed è sempre per me motivo di gioia tornare nella mia terra natia. Abito ora a Bologna, ma abbiamo girato un po' il mondo e quindi ho mantenuto però un radicamento con questa la mia città natale. Mi è stato chiesto di svolgere una riflessione al termine della quale ci sarà tempo per discussione, quindi vi invito a fare domande di qualsiasi tipo senza preoccupazione alcuna, su quelle che oggi vengono chiamate le radici remote del malessere economico italiano. In altre parole, le radici prossime le conosciamo, la stampa, la cronaca tutti i giorni ci informano di questo che non va, quell'altro che pure non va, eccetera. Però così facendo dimentichiamo di considerare che le inadeguatezze di cui facciamo esperienza hanno delle radici profonde. E allora è su queste che io rivolgo l'attenzione. Prima però due o tre dati che mi sono dovuto segnare di natura statistica che ci danno un po' il quadro in maniera estremamente sintetica. In Italia oggi 9 milioni di persone vivono intorno ancora alla soglia di povertà, 9 milioni. Ovviamente questi dati riguardano il paese, se facessimo una disaggregazione regionale capite subito dove questi 9 milioni sono posizionati. Secondo, il tasso di disoccupazione è quasi del 12% e il tasso di disoccupazione giovanile è del 42%. Giovanile vuol dire persone al di sotto dei 30 anni, dai 18 ai 30 anni, 42%. E di questi, in particolare, i NEET sono 2 milioni e 200. NEET è un acronimo inglese che significa Not in Employment, Education and Training, cioè giovani che non fanno niente, perché non studiano, perché hanno finito, non lavorano e non sono in training, cioè non stanno facendo ad esempio attività di tirocini eccetera. Quindi sono 2 milioni e 200 mila per giovani al di sotto dei 30 anni che non fanno letteralmente nulla dalla mattina alla sera. Un altro dato interessante è che il divario nord-sud è aumentato negli ultimi 15-20 anni rispetto alla fase precedente. Già sapevamo che il nord rispetto al sud,
ma quello che fa problema è che questo divario è andato aumentando anziché diminuendo, pur essendo vero che il Paese nel suo complesso ha aumentato i livelli di produzione, di reddito e della ricchezza. Infine, un altro dato preoccupante è il cosiddetto inverno demografico. E voi sapete che noi stiamo perdendo popolazione. Il tasso di fertilità in Italia è 1,3. Ogni donna in media fa un figlio 1,3. Allora voi capite subito l'implicazione. Per tenere stabile la popolazione, il tasso di fertilità dovrebbe essere di 2,2. Con 1,3 noi ogni anno la nostra popolazione autoctona diminuisce dai 300 ai 400 mila. E questo è cominciato 20 anni fa. Quindi capite perché noi non ci rendiamo conto ancora? Per via dell'immigrazione. Gli immigrati compensano. Quelli che sono arrivati 20 anni fa, nel frattempo hanno acquisito la nazionalità italiana, eccetera, eccetera, e così via. Ma se noi scorporassimo gli italiani, questa è la situazione. Ma soprattutto la diminuzione del tasso di fertilità, cosa che è assolutamente paradossale. Voi sapete, paradosso è una parola greca che vuol dire meraviglia. Perché nel mondo, fino a 30 anni fa, gli italiani erano noti per essere i più fertili. E chi è che non sa, si ricorda, chi ha una certa età se lo ricorda, soprattutto al mezzogiorno d'Italia. Si facevano tanti figli. E nel giro di pochi decenni siamo passati ad essere il paese, assieme al Giappone, che ha il più basso tasso di natalità al mondo. Italia e Giappone. E questo ha comportato che già oggi il 22% della popolazione è in pensione. E nel 2050, se gli andamenti sono questi, si arriverà al 35%. Voi direte, allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che già oggi il 15% del PIL, prodotto interno lordo nazionale, viene utilizzato per pagare le pensioni. Il problema di cui si parla continuamente anche di questi tempi, ma ovviamente in funzione delle prossime elezioni, la dice lunga, ha questo significato. E cioè dire, quando nascono pochi giovani, è ovvio che i pochi devono provvedere con il loro reddito a pagare le pensioni di chi è già in pensione. E questo voi capite cosa sta provocando. Un conflitto che in Italia non c'era mai stato, mai, nei secoli. E cioè il conflitto intergenerazionale. Oggi i giovani odiano i loro genitori e più ancora i loro nonni. Voi direte, come fa? Lo so perché ci vivo in mezzo, sento i discorsi. E ci vuole poco a capire, perché certo il singolo giovane non odia suo padre e sua madre, ma odia il padre e la madre degli altri, quindi nel complesso. Perché? Perché i giovani stanno colpevolizzando gli anziani in questi termini: voi adesso avete la pensione, quando noi raggiungeremo l'età canonica non avremo la pensione perché non ci sarà più, e però intanto adesso noi dobbiamo lavorare per pagare le vostre pensioni. Questo è un conflitto intergenerazionale molto pericoloso, perché spacca la società. Non è come i conflitti di natura politica sindacale a cui eravamo abituati, vi ricordate il post-68, eccetera. Si poteva argomentare il solito conflitto di interesse. Quando si arriva al conflitto intergenerazionale i problemi sono seri, perché spaccano le famiglie, rompono la relazionalità tra genitori e figli, o tra nonni e nipoti, e così via. Infine, l'ultimo dato è che gli stessi, noi oggi produciamo a livello di PIL l'8% in meno rispetto al 2007. E quindi siamo usciti dalla crisi. C'è stato questo aumento di cui dobbiamo essere contenti, ma fino a un certo punto, perché l'aumento del PIL dell'anno scorso dell'1,5% non è sufficiente a compensare il calo precedente. Allora, potrei continuare, ma mi fermo qui. Di fronte a questi dati, la domanda che ci si pone è: come mai è successo questo? Quali sono le cause remote del malessere? Ne indico quattro, non perché siano le uniche, ma quelle che ritengo di maggiore rilievo. Il primo è il tremendo calo di produttività. Sapete, un concetto che usano gli economisti, la cosiddetta produttività totale dei fattori della produzione. L'idea è molto semplice, il concetto di produttività è inutile che stia a chiarirlo in termini tecnici perché è intuitivo. Dovete sapere che fino al 1980
la produttività media generale del paese nostro era uguale, anzi un po' superiore a quello della Germania. Lo sapevate voi? No, eh? Ma questo è importante. Cioè, sino al 1980 noi eravamo avanti ai tedeschi come produttività. Poi dall'80 in poi ci siamo mangiati questa eredità. E la curva che descrive l'andamento nel tempo della produttività è una curva discendente da sinistra verso destra, cala. E questo pone un problema estremamente delicato, perché quando la produttività cala, voi capite che calano le capacità di esportazione, cala la possibilità di produrre sufficientemente, un ammontare sufficiente di reddito per compensare il debito pubblico. Oggi noi quindi abbiamo il rapporto debito-PIL è del 130%, che vuol dire che il nostro debito pubblico è 130% superiore alla nostra capacità di generare ricchezza, meglio reddito. Allora, di fronte a questo la domanda diventa: come mai? Perché se noi fossimo stati come un paese africano che non ha sempre avuto la produttività bassa, uno dice per forza. Ma no, non è così. Perché fino all'80, pensate al miracolo economico. Nel dopoguerra i riminesi lo sanno com'era Rimini, tutta distrutta dalla guerra. Eppure in 15 anni noi abbiamo fatto il miracolo economico. Economic miracle. Se voi girate all'estero, tutti ancora ricordano the Italian economic miracle, cioè il miracolo economico italiano. Che vuol dire che sappiamo come fare, perché fino all'80 ho detto che la nostra produttività era in aumento. Cos'è accaduto allora? È accaduto che a partire dalla fine degli anni 70, quindi inizio degli anni 80, si sono verificati due fenomeni di portata epocale, la globalizzazione e la terza rivoluzione industriale. La terza rivoluzione industriale inizia negli anni 70, internet, per fissare le idee, fino alla fine del secolo. Col nuovo secolo ha iniziato la quarta rivoluzione industriale. Oggi viviamo nel bel mezzo della quarta rivoluzione industriale. Ora, questi due fenomeni messi assieme hanno preso alla sprovvista la nostra classe dirigente. Non solo quella politica, anche quella imprenditoriale. Non parliamo poi di quella sindacale, ce n'è per tutti. Nessuno può dire, io non c'entro, la colpa è degli altri. In primis, la colpa ce l'hanno i professori di economia, che non hanno capito, come i medici. Cioè, voi, ci sono tanti medici che dicono, io non ho capito che avevi quella malattia, e quindi non ti ho dato la terapia adeguata e tu arrivi alla morte, perché non ti ho diagnosticato che avevi il tumore. Voi sapete che i cancri, se vengono diagnosticati subito, si curano benissimo, benissimo, però bisogna prenderli all'inizio. Qui è la stessa cosa. Cioè, è accaduto che di fronte a questi due nuovi fenomeni della globalizzazione e della terza rivoluzione industriale, la nostra classe dirigente, che comprende, ripeto, professori, politici, imprenditori, sindacati, tutti, in proporzione diversa, ovviamente, le responsabilità non sono tutte uguali, non hanno capito la novità. E voi sapete cosa vuol dire globalizzazione? Vuol dire abbattimento delle barriere, vuol dire dazi, eccetera, eccetera. Vuol dire la impossibilità, non subito negli anni 80, ma negli anni 90, di svalutare la lira. Perché fin tanto che noi potevamo svalutare la lira, abbiamo compensato la minore produttività con la svalutazione della lira. Ma quando è iniziato il processo di unificazione europea, questo non c'è stato più possibile. E loro i nodi sono arrivati al pettine. Capite? Al tempo stesso non abbiamo modificato la struttura produttiva. Ora, voi dovete sapere che l'Italia è dominata dalle piccole e medie imprese. Uno dice, è lì il problema? No, non è lì il problema. Perché ho questo dato? La Germania, il 90% delle imprese tedesche sono di piccola e media dimensione. In Italia sono l'86%. Allora dice, perché invece la Germania va bene e noi? Il problema non è negli assetti proprietari, ma negli assetti di governance. È lì il punto. E di questo nessuno può mai parlare. Governance vuol dire chi guida l'azienda. Cioè, mentre in Italia, ho qui il dato per non sbagliare, il 70% delle piccole e medie imprese è gestito dai familiari,
in Germania, che pure ha il 90% di piccole e medie imprese, solo il 30% è gestito dai familiari. Adesso concludete voi, avete già capito. Se io fondo l'azienda e la faccio gestire a mio figlio, secondo voi, se mio figlio fa stupidaggini, lo posso cacciare via? Ovviamente no, lo coprirò. Poverino, è vero o no? E così via. Ed è chiaro che in questa maniera, quindi non è tanto la dimensione di cui tutti parlano, perché se fosse la dimensione, come mai la Germania con il 90% di piccole e medie imprese ha una produttività così elevata? È la governance. Governance vuol dire le regole di gestione interna. Ecco, noi non ci siamo trasformati in questo senso. Nel senso che tendiamo ad attribuire, prendete il caso famoso, questo è entrato nei libri della Fiat, però gli Agnelli, l'avvocato, aveva capito e aveva detto i miei figli sono scassati, non gli ha dato niente. Gli ha lasciato la proprietà, perché la proprietà non dà fastidio, ma è la gestione. Che se avesse lasciato in mano ai figli la gestione della Fiat, sarebbe fallita di quel modo. Ha preso degli amministratori da fuori e così via. Questa è la prima ragione, che di fronte, fin tanto che l'economia era nazionale, cioè non c'era ancora la globalizzazione, questo fatto non si sentiva molto, ma quando ci si è aperti ai mercati globali, sia il mercato del lavoro che il mercato dei capitali, è chiaro che la gestione di tipo familiare è stata ed è tuttora una palla al piede piuttosto potente, che ci aiuta a capire appunto la diminuzione dei livelli di produttività. L'altra ragione è legata ovviamente al sistema politico e al sistema, come dire, finanziario e bancario, che non hanno facilitato la crescita dimensionale delle nostre imprese. Perché di fronte alla terza rivoluzione industriale bisognava cambiare tutta la politica degli investimenti. Invece siamo andati avanti per almeno 20 anni di più rispetto ai paesi europei più avanzati nel rinnovare gli impianti. Ma soprattutto non abbiamo cambiato il modo di concepire l'organizzazione interna del lavoro. Voi sapete cos'è il taylorismo. L'ingegner Taylor, americano, 1911, anno di pubblicazione della sua opera fondamentale. Il modello taylorista, Taylor è quello che ha inventato la catena di montaggio, per intenderci, e che ha fatto diventare l'America il primo paese. Perché fino alla fine della Prima Guerra Mondiale il primo paese al mondo era l'Inghilterra. Perché avviene il sorpasso? Perché gli americani hanno avuto Taylor. E con l'invenzione della catena di montaggio, pensate a Ford, che è stato il primo, il fordismo, il taylorismo, eccetera. Qual è l'idea base del modello taylorista? Che nell'impresa la struttura è di tipo piramidale. Immaginate una piramide. Chi sta al vertice pensa e comanda, gli altri devono obbedire. È il modello cosiddetto verticale gerarchico. E Taylor a suo tempo aveva le sue ragioni, perché un secolo fa i livelli culturali erano talmente bassi che non si poteva dare il comando della gestione a tutti. Qual è la novità che la terza rivoluzione industriale, e soprattutto adesso la quarta, ha realizzato? Ha reso obsoleto il modello taylorista. Il modello taylorista, perché oggi nelle imprese non c'è più il vertice che pensa e gli altri che eseguono, ma tutti devono pensare. Questo è reso con il termine di knowledge economy, cioè l'economia della conoscenza. E la conoscenza non è tipica di chi è amministratore delegato. Tu puoi essere amministratore delegato, hai certe responsabilità, però puoi essere meno intelligente del neolaureato che ti arriva e che ti porta un'idea nuova che ti permette di avanzare. Sappiate che in Italia ancora oggi, anno di grazia 2018, circa il 70-75% delle imprese hanno ancora il modello taylorista. Quindi è ovvio che le cose non possono andare. Ovviamente io parlo in generale, poi ci sono le eccezioni. Ma andate in Veneto, ero in Veneto la settimana scorsa. In Veneto è così. Dici io sono il padrone, l'ho fondata, comando io. E tu gli dici, ma guarda che tu non sei adatto a comandare perché non sei aggiornato. Ah, lo stesso, è roba mia. E il giovane che arriva, che ti può portare un'idea, dice zitto tu perché tu
che è un mio dipendente. Cioè, è ovvio che in questo modo un'impresa non può aumentare la produttività. Ed è questa la ragione per cui in questa crisi finanziaria, che ha colpito tutti i paesi, però noi ne abbiamo risentito di più, esattamente per questa ragione. C'è un episodio recente che vi fa capire il senso di quanto sto dicendo, reale, realmente accaduto. 4 anni fa a Washington, sapete Washington, ci sono i musei, lo Smithsonian Museum, che è molto famoso, perché i musei americani non sono come i nostri, sono delle vere e proprie aziende. Bene, il direttore del museo Smithsonian, dopo aver ospitato una cosa di quadri, raduna i suoi dirigenti per affrontare il seguente problema. Vogliamo esportare questa mostra in altri posti, dobbiamo decidere quali quadri hanno maggiormente intercettato il desiderio dei visitatori. E allora si apre la discussione. Uno dei dirigenti dice: allora io propongo di fare una indagine campionaria, chiedendo quali sono le stanze che avete maggiormente apprezzato. Ogni stanza, supponete la scuola italiana, la scuola belga, eccetera. Un altro dice: no, io propongo di fare invece, mandare le email alla lista di quelli che sono, si erano iscritti, eccetera. E ognuno dichiarava il budget che era necessario, $40,000, $50,000, eccetera. E altri si esprimevano più o meno in questi termini. Nel corridoio la porta di questo ufficio era rimasta aperta e nel corridoio c'era un signore di colore che puliva per terra. E mentre puliva, origliando, aveva seguito il discorso. Ad un certo punto questo signore bussa e dice al direttore: io ho un'idea per rispondere alla tua questione, alla tua domanda. I dirigenti che erano lì attorno al tavolo gli dicono al direttore: ma non vorrei mica ascoltare questo, ma non vedi che lavoro che fa, come dire, eh? Avete capito? Il direttore invece, che non era più, non è perché è tuttora vivente, che non è più taylorista, disse: no, lasciamolo sentire, vieni. E lui dice: vedete, negli ultimi giorni c'era la pioggia e i visitatori, venendo a vedere il museo, avevano le scarpe sporche. Allora, io che devo pulire per terra, sono in grado di dire quali sono le stanze, i quadri maggiormente visitati, eccetera. Il direttore subito gli dà un premio di $1,000, lo ringrazia, e ai suoi dirigenti gli dà una girata, ad alcuni li ha persino licenziati. E io dico, perché gli ha detto: voi siete dei tayloristi, perché vedete che quello è di colore e fa un lavoro umile, secondo voi non poteva avere un'idea? Dico: ma dove vivete? Gli ha detto. Questo è un fatto realmente accaduto 4 anni fa. E di questi esempi potrei portarvene tanti se avessi tempo. Ecco allora qual è il vero problema. Poi è chiaro che nessuno ama autocriticarsi, e allora si dà la colpa a questo, a quello. Ci sono altri. Pensate alla burocrazia. La burocrazia è un altro impedimento all'aumento della produttività. Però vedete, la burocrazia ce l'hanno anche gli altri paesi. Un po' meglio, perché la nostra sapete com'è, no? Però non si può pensare che un paese come il nostro, e avanzato come il nostro, possa far dipendere il proprio destino dal fatto di avere una burocrazia di tipo ancora napoleonico. Perché la nostra è una burocrazia che ce l'ha imposta Napoleone quando arrivò in Italia alla fine del Settecento, come sapete. Ecco quindi qual è il salto che occorre fare, che è un salto prettamente culturale. Perché se noi continuiamo a pensare che solo chi è al vertice della struttura aziendale abbia il potere di pensare e non anche altri, persone umili, non serve. Perché oggi, guardate le start-up di chi sono espressione? Tutti dei giovani. Perché non troverete mai un anziano, un vecchio come me, a fare la start-up? Perché alla nostra età non c'è quella flessibilità mentale. Abbiamo l'esperienza, abbiamo più cultura, più esperienza, più saggezza, la phronesis di cui parlava Aristotele. Questo sì, però in termini di flessibilità mentale non c'è parola, anche perché all'epoca della quarta rivoluzione industriale oggi la distinzione è tra nativi digitali e migranti digitali.
quelli della mia o sotto, è inutile che credano di essere. Siamo migranti digitali, noi non siamo nativi digitali, non abbiamo la stessa capacità di ragionamento e di visione. Noi abbiamo 4 nipoti, la più grande ha 18 anni, la più piccola, Margherita, ne ha 11, fa la prima media. Cioè, noi li vediamo, sono qualitativamente diversi da noi, nel modo di rapportarsi ai problemi, eccetera. Allora io posso imporre loro di seguire un certo metodos, metodos in greco vuol dire la via che conduce a un obiettivo? Ovviamente no. Noi dobbiamo invece realizzare un intercambio del tipo ti diamo saggezza, ti diamo esperienza, tu dammi le nuove... Ma se questi giovani, quando vanno a lavorare, ricevono... come dire, l'obbligo di tacere e di chinare il capo, capite da soli le implicazioni. Ecco allora qual è il primo causa del, profonda del nostro malessere. E se non facciamo in fretta sarà un pasticcio, perché adesso la crisi è stata superata e quindi evidentemente, però i problemi strutturali non sono stati superati. E se per caso fra 10 anni scoppiasse una nuova crisi? Mutatis mutandis analoga a quella che abbiamo lasciato alle spalle, noi con questi livelli di produttività rischiamo grosso. Ora, chi è vecchio può anche dire, tanto io ho già fatto, ma non si può essere così egoisti, bisogna pure pensare ai figli, ai nipoti, eccetera. Non possiamo lasciare in eredità a loro una struttura economico-produttiva che non è in grado di intercettare il nuovo. C'è una seconda causa remota che ci aiuta a spiegare il fatto che il nostro modello di welfare è antiquato e obsoleto. Cioè il nostro è ancora un modello di welfare, si chiama redistributivo, mentre dobbiamo andare verso il nuovo modello di welfare che si chiama generativo. Ora, voi direte perché è importante questo? Perché il nostro modello di welfare state, di tipo assistenziale, redistributivo vuol dire assistenzialistico, ci costa troppo per quel che ci dà. Voi dovete sapere che in Europa la spesa sociale dell'Italia non è inferiore a quella della Francia, della Germania, dell'Inghilterra, dell'Olanda, più o meno allo stesso livello. Quindi non è vero quando qualcuno vi dice spendiamo poco, no, spendiamo come gli altri, però abbiamo risultati minori. Perché? Perché noi continuiamo a usare risorse che sono pubbliche, ottenute con la tassazione, per obiettivi di tipo assistenzialistico. Questo lo vedete nella scuola, nella sanità, nell'assistenza e via discorrendo. Cos'è l'idea del welfare generativo? Che bisogna usare le risorse della spesa pubblica, della spesa, scusate, sociale, per aiutare le persone a rigenerarsi, cioè a liberarsi e cominciare a volare con le proprie ali. Questa è in nuce l'idea. Mentre invece noi vediamo, tu sei affamato, allora via, pasto gratis, oggi, poi anche domani, poi anche dopodomani, e dopo un po' non ce n'è più e quindi... Oppure non hai lavoro, diamogli gli 80 euro. Quello è assistenzialismo, che mentre utilizza risorse pubbliche non consente alle medesime risorse di essere impiegate in investimenti nel capitale umano. Perché per fare welfare generativo bisogna fare investimenti, bisogna passare dalla logica della spesa come consumo alla spesa come investimento. Investimento sulle persone, perché se uno rimane indietro, salvo i casi che tutti citano, ma sono pochi quelli che hanno delle disabilità o psichiche o fisiche, non sono mica tanti, ma gli altri, quelli che restano indietro, i net di cui ho parlato prima, quei giovani, è perché nessuno fa investimento su di loro, perché altrimenti un giovane che non sia un disabile è chiaro che riesce a inserirsi in maniera produttiva nel sistema e così via. Ecco allora la seconda causa. Noi continuiamo a mantenere in vita un modello di welfare che storicamente ha avuto una ragione. Cioè nel dopoguerra era ovvio che non si potesse fare diversamente che l'assistenzialismo. Oggi invece, e se voi vi chiedete perché, è perché ancora una volta la dimensione culturale è importante, perché la gente pensa di far bene così. Perché a livello psicologico, di fronte al portatore di bisogno, quale che esso sia, il primo atteggiamento è la compassione. Ma è chiaro che la compassione va bene nelle situazioni emergenziali, se c'è un terremoto, se c'è questo, se c'è quell'altro, ma non può essere
un paese che va avanti sull'onda della compassione, nella prospettiva del medio e lungo termine. Terza ragione o causa è quella che riguarda il comparto a cui ovviamente a me preme particolarmente, e cioè il comparto scuola, università, ricerca scientifica. Allora, qui non voglio ovviamente rammaricarvi più di tanto, però dobbiamo dircelo, è una situazione insostenibile. Voi dovete sapere che ogni anno dall'Italia vanno via 3.000 persone già in possesso di laurea e già in possesso di dottorato, di ricerca o di master, 3.000, e vanno a lavorare fuori. Ora, voi sapete cosa costa portare un giovane alla laurea o meglio ancora al dottorato? Che vuol dire che noi regaliamo agli altri paesi europei e americani, perché siamo fessi, e quando io vado all'estero mi prendono anche in giro. Dice: voi italiani credete di essere furbi, ma voi siete più fessi di tutti, perché voi lavorate per noi, perché noi investiamo su quelli. Quando questi giovani sono pronti a dare frutto, lo vanno a dare all'estero, e quindi belli contenti. Loro si prendono persone già formate, perché i nostri giovani sono intelligenti, perché se no non ce li prenderebbero, no? È ovvio, andate nei più prestigiosi laboratori, dipartimenti, universitari, laboratori di ricerca, trovate gli italiani. Oggi in Europa e anche negli Stati Uniti, anche nella Silicon Valley in California. E gli italiani sono molto apprezzati, perché sono dinamici, eccetera. E quindi uno si chiede: come facciamo a lamentarci noi se noi ci permettiamo il lusso di sprecare così tanti soldi? Eppure questo è la situazione. E qui devo dire che la responsabilità maggiore su questa causa specifica ce l'abbiamo noi, cioè la categoria a cui io stesso appartengo, quella dei professori. Perché i professori, sia di scuola ma soprattutto delle università italiane, sono dei maledetti conservatori. Sapete cosa vuol dire conservatori? Uno che conserva la propria posizione di potere. Uno che conserva la propria, che non si mette a disposizione della società civile. Ma non è mai stato così. L'università, chi l'ha inventata? A Bologna, nel 1088, la prima università al mondo è quella di Bologna. Ma andate a leggere la storia, nei primi secoli, che i professori di Bologna erano al servizio della società civile. Chi in ambito medico, giuridico, questo o quell'altro, a seconda dei casi. Poi dopo si sono arroccati e hanno cominciato a chiudersi in se stessi, cioè a difendere quelle che si chiamano posizioni di rendita. E questo spiega perché le cose stiano. Infatti, in questi tempi, sono quei luoghi dove invece qualcosa comincia a cambiare, ma molto modestamente. Ad esempio, i dipartimenti di ingegneria. Soprattutto conosco quello di Bologna e di Modena. Sapete che stanno per lanciare un polo nell'ambito della meccanica, perché l'Emilia e la meccanica, eccetera, che sarà il primo d'Europa. Ma perché? Perché lì ovviamente hanno trovato l'accordo tra le grosse imprese, Ferrari, Maserati, Lamborghini, tutte queste cose qui, e Ducati è tedesca adesso, e i dipartimenti di ingegneria di queste due università, Modena e Bologna, eccetera. Ma la stessa cosa non avviene negli altri ambiti. In altre parole, quello che non siamo ancora riusciti a modificare è l'impianto, starei per dire filosofico, del nostro sistema educativo. Perché la scuola italiana trasmette conoscenze, ma non fornisce o aiuta a far crescere le competenze. Per cui noi, i nostri ragazzi escono, sanno tutto, la conoscenza è piena, ma sono incompetenti, cioè non sanno far niente. E questo, ecco perché da due anni si parla di alternanza scuola-lavoro, che non funziona. Alcuni istituti la fanno funzionare bene, ma in generale non funziona affatto bene, perché finalmente ci si è resi conto che mandare fuori dalla scuola un ragazzo a 24 anni, quando finisce l'università, 25 anni, che non ha mai visto un laboratorio, non ha mai visto una fabbrica, non ha mai visto un accidente vario, capite da soli le implicazioni. Però sa tutto, perché l'università italiana paga ancora un retaggio storico. Perché l'impianto è ancora quello della riforma Gentile ministro durante il fascismo,
non dimentichi. Il male che ha fatto quella riforma lo sapremo, vedrete, gli storici del futuro ce lo diranno. Perché è un'idea, se voi date a leggere il decreto, la legge che lui fece approvare negli anni, all'inizio degli anni 30, era che la scuola non c'entra niente col mondo dell'impresa e gli studenti non devono sporcarsi le mani con il mondo dell'impresa, perché gli studenti devono studiare, cioè devono imparare a conoscere e non invece a fare, a realizzare. E oggi siamo nell'epoca della quarta rivoluzione industriale e allora capite da soli le implicazioni. E questo è un ritardo che difficilmente riusciremo a colmare nel breve termine, anche se ho motivo di ritenere che ormai sono tanti gli italiani che non ne possono più, soprattutto coloro i quali vivono dentro il mondo della scuola e vedono le inadeguatezze e soprattutto la frustrazione. Cioè sapere che tu insegni delle cose che non serviranno a niente e non abitui il ragazzo a diventare protagonista del proprio destino. E questo evidentemente provoca dissapori. Infine, l'ultima per dire, anche qui su questo punto, ci sono l'Europa stanzia dei grants, cioè dei contributi di ricerca molto elevati. E la condizione è che ci siano le università che, se un gruppo di ricercatori fa la domanda a Bruxelles e vince, prima che i soldi arrivino, bisogna che ci sia una università italiana che ospite il progetto di ricerca. Allora, i dati che sono usciti prima di Natale ci informano che gli italiani hanno vinto 56 grants. Grants sono questi, se fossero studenti si direbbe borsa di studio, ma parliamo già di ricerca. Quanti ne abbiamo ottenuti? Solo 22. Quindi i soldi sono andati alla Germania, che invece ne ha avuti 61. E perché? Perché non abbiamo trovato le università in Italia che si dichiarassero capaci di ospitare questi ricercatori. Perché dichiararsi vuol dire mettere a disposizione i laboratori, mettere a disposizione le biblioteche, insomma mettere a disposizione come tutto ciò che serve alla implementazione della ricerca. Dico, si può essere più bastardi, scusate il termine, perché noi al Fondo Europeo della Ricerca contribuiamo, quindi noi diamo soldi a Bruxelles e non li prendiamo. Ma non li prendiamo non per colpa, come qualche politicante da strapazzo dice, di Bruxelles, ma colpa nostra. Perché se loro ci dicono 56 vostri ricercatori sono arrivati primi, chi in fisica, chimica, biologia, ingegneria, tutte le... Però se non avete poi la università che ospita questi, non possiamo darvi i soldi. E quindi quei soldi sono dati alla Francia, alla Germania, al Belgio e così via. Questa è la realtà, di cui, se voi notate, nessuno vuol che si parli. Perché bisogna tenere la gente nell'ignoranza. E dopo si dice la colpa è dell'Europa. Ma come colpa dell'Europa? La stessa cosa con il welfare. Noi contribuiamo al Fondo Sociale Europeo per 100 e otteniamo 55. Quindi regaliamo agli altri, per la stessa ragione, perché non presentiamo i progetti da finanziare e così via. Infine, l'ultima delle quattro cause di cui facevo parola all'inizio, ha a che vedere con il fatto che al dualismo economico nord-sud si sono aggiunti negli ultimi decenni due nuove forme di dualismo, e cioè il dualismo sociale e il dualismo civile. Quali sono alcuni indicatori che misurano il dualismo sociale? Ad esempio il tasso di imprenditorialità. Cioè nel mezzogiorno non nascono nuovi imprenditori. Cioè qualcuno nasce, ma la differenza tra morti e nati è negativa. Muoiono più imprese di quanto ne nascano. E allora la domanda è, prima non era così. L'argomento... criminalità organizzata di tipo mafioso, ma c'era anche prima, perché voi sapete che la mafia non nasce in Sicilia, Mafia, sapete cosa vuol dire? È una parola araba, mafia. In arabo mafia significa famiglia, perché la mafia arriva in Sicilia dai paesi arabi, passando dalla Spagna, è arrivata in Sicilia. Capito? Quindi non è un fenomeno italiano. Poi dopo noi l'abbiamo alimentato, i nostri amici siciliani o calabresi ci hanno messo del loro, però storicamente è una degenerazione importata. Allora,
La mafia esiste da oltre 3 secoli. Quindi non si può dire che il tasso di imprenditorialità, la diminuzione è dovuta al fatto del fenomeno mafioso. Perché invece prima nascevano? Ricordate, la Sicilia soprattutto ha avuto degli imprenditori. Pensate alla Marsala Florio. Chi è che non conosce la storia di Florio? Una storia bellissima. La stessa cosa vicino a Napoli, come si chiama, Leucio, che producevano tessuti, fra l'altro bellissimi, esportati in tutto il mondo. Questo è il fatto che il dualismo, che era nato come dualismo economico, che vuol dire il reddito pro capite, più alto al nord che al sud, è passato al dualismo sociale e adesso anche al dualismo civile. Il dualismo civile lo si misura, ad esempio, calcolando il tasso di partecipazione dei cittadini alle organizzazioni cosiddette di terzo settore. Qual è l'esempio tipico di organizzazione di terzo settore? Il volontariato. Perché al sud ci sono meno volontari che al nord? Ditemi perché. Volontariato, il volontario è uno che mette a disposizione il proprio tempo o le proprie energie senza essere pagato. Perché il volontariato vuol dire questo. Quindi non si può dire perché là sono pochi, perché in ogni caso il volontario non può essere pagato, ma perché è una fatica da matti far partire, ad esempio, anche le cooperative sociali. Sapete cosa sono le imprese sociali? Questi sono indicatori che denunciano un aumento del dualismo civile, civile nel senso di quelli che è la coscienza civica di un cittadino. E questo è un problema serio. Perché? Perché il 33% della popolazione italiana vive al sud. Possiamo noi andare avanti con una palla al piede del genere? Quando un terzo della popolazione vive in quelle condizioni? Chi lavorasse nel settore della sanità lo sa bene. Una delle nostre figlie è ematologa al Sant'Orsola di Bologna, lo dice. Dice, babbo, ormai gran parte dei miei pazienti sono tutti del sud. Dite, perché non ci sono, come non ci sono gli ospedali? Al sud gli ospedali sono più belli di questi, ve lo dico io, perché io li vedo, nuovi, di zecca, tutti gli impianti, ma nessuno prendono la polvere, capite? E quindi l'ammalato deve venire al nord a farsi curare, intasando, dopo i bolognesi si arrabbiano, che cominciano a dire, ecco, noi abbiamo le liste d'attesa. Per forza, ti chiamano da Napoli, da Palermo, di qua e di là, ti dicono c'è un caso urgente, la regola dice devi prenderlo e così, passa avanti gli altri. Così. Questo è solo un esempio, la stessa cosa all'università. Voi sapete il flusso migratorio interno, cioè i migliori cervelli al sud, che ce ne sono tantissimi. Io ho insegnato 22 anni in Bocconi, ho sempre detto di fronte a tutti, ai milanesi, che i migliori erano i siciliani. Perché i siciliani sono di una sveltezza a capire che voi non vi immaginate, sono profondi. Allora, i migliori di giù vengono al nord e quindi impoveriscono ulteriormente le università del sud, le quali però ricevono soldi, perché sono statali, quindi ricevono soldi ma non danno quello che ricevono. Allora, vado a concludere perché avete capito. I problemi quindi nostri hanno una natura però particolare, che sono tutti risolvibili. Perché? Perché il primo, il calo della produttività, perché è risolvibile? Perché prima non era così, quindi se prima non era così possiamo tornare alla situazione ex ante. Possiamo cambiare il modello di welfare, perché per cambiare il modello di welfare non ci vogliono più soldi, ce ne vogliono di meno. Possiamo cambiare il modello scolastico universitario, che non ha più senso quello che è ricavato dall'impianto dell'idealismo crociano. Sapete, l'idealismo è una posizione filosofica molto forte, però noi abbiamo avuto l'idealismo crociano, di croce, mentre i tedeschi hanno avuto l'idealismo di Hegel, ed è tutta un'altra cosa. Si chiamano idealismi tutti e due, ma sono due versioni diverse. Possiamo risolvere il problema appunto del dualismo nord-sud, perché non è possibile continuare a offendere la dignità dei nostri concittadini del sud. Quali si sentono offesi? Perché io parlo con loro, soprattutto i giovani, perché non sono stupidi, capiscono che noi al nord pensiamo di loro in un certo modo e si vergognano. È giusto secondo voi tenere, Io dico che non si può andare avanti. Allora, si può cambiare? È chiaro che si può cambiare.
Perché se avessi detto a noi ci manca una certa miniera da cui estrarre una certa materia prima, a uno dice non ce l'abbiamo. No, non è così. Perché noi in altre epoche storiche siamo stati in grado di fare miracoli. E qui non solo del dopoguerra, ma pensate subito dopo l'unificazione d'Italia, il Risorgimento, ma ancora prima il Rinascimento, l'umanesimo. Ma chi ha avuto l'umanesimo? Noi, 1400. Rinascimento 1500, perché gli altri paesi non l'hanno avuto? Allora non è che ci manchi il DNA, ce l'abbiamo nel nostro. Dobbiamo pensare di più e capire che è possibile cambiare. E per concludere vorrei concludere con una frase che mi ha sempre colpito del poeta indiano Tagore, premio Nobel della letteratura di circa un secolo fa. In una delle sue poemi Tagore usa questa espressione che adesso vi ripeto. Quando il sole tramonta, non piangere, perché le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle. È molto bello, perché oggi noi siamo in questa situazione. Il sole tramonta, che vuol dire siamo in una situazione di crisi, però non dobbiamo piangerci addosso, non dobbiamo autoconsolarci o peggio ancora attribuire le colpe e responsabilità ad altri. Perché se piangiamo non riusciamo a vedere le stelle. E anche di questi tempi, nelle serate di sereno, è possibile, se facciamo attenzione, vedere il luccichio di tante stelle. Grazie. Bene, ci complimentiamo per la relazione, professore. Molto, si apre un dibattito. Prego. Purtroppo i microfoni non possono arrivare. Alfonso. Innanzitutto, professore, io ho avuto il piacere di rivederla dopo diverso tempo e soprattutto il piacere di ascoltarla. Mi complimento per la sua relazione. E mi sono anche commosso perché ascoltando le sue parole sono ritornato indietro nel tempo e ho vissuto rapidamente le fasi che lei ha illustrato come le fasi della mia esperienza di lavoro e professionale. Quindi condivido totalmente con lei ciò che lei ha rappresentato anche in termini puntuali, il problema della società, problema del welfare, del dispositivo non declarativo, il problema della ricerca scientifica, il problema del dualismo economico, sociale e civile. Mi farebbe piacere che lei potesse dirci il suo pensiero sul peso che il sindacato nel suo complesso ha avuto anche nella difficoltà di risolvere questi problemi, con l'auspicio che ciò che lei per ora sia veramente di prossima realizzazione, ma è ciò che si può cambiare, lo dobbiamo fare. Grazie. Grazie, no, grazie a te. È ovvio, io non l'ho forse citato esplicitamente quando prima dicevo ce n'è per tutti, quindi anche il sindacato ha la sua responsabilità. In che senso rispetto al discorso che siamo venuti svolgendo? Nel senso che il sindacato è diventato di tipo corporativo. Voi sapete cos'erano le corporazioni di arti e mestieri, che nascono nel 1400. Poi dopo hanno un'evoluzione di un certo tipo, ad esempio il fascismo non le ha inventate lui le corporazioni, esistevano da secoli. E dire corporativo vuol dire l'atteggiamento di un soggetto che pensa soltanto al bene particolare del gruppo e non ha la visione d'insieme. Questa è la curva, come dire, discendente della storia del nostro sindacato, perché all'inizio, fino agli anni Ottanta, il sindacato italiano era una forza che spingeva e infatti molti imprenditori incalzati dal sindacato dovevano metterci l'olio di gomito per riuscire a stare. Poi è diventato particolarista, cioè difendiamo soltanto i nostri. Io mi ricordo sempre una frase, vi ricordate
mi chiamava, è stato anche sindaco di Bologna, il segretario della CGIL, Cofferati, che quando fece la campagna, diventò sindaco a Bologna, e ci fu appunto un giornalista che fece una domanda, mutatis mutandis, analoga alla tua. E lui disse, ma cosa volete? Il sindacato è come un club. Noi facciamo gli interessi dei membri del nostro club. E quindi è ovvio che noi difendiamo con le unghie le posizioni acquisite da fino a quel momento dei nostri lavoratori. E capite che questa è l'involuzione più grave. E infatti dopo da allora Cofferati, che era pure, aveva avuto una traiettoria ascendente, è scomparso dalla circolazione. Perché che discorsi sono? Il sindacato come forza sociale non può avere l'interesse di tutelare i, come dire, i legittimi anche interessi dei propri membri. Infatti da noi il sindacato non aiuta per nulla a muovere verso la piena occupazione, perché dice io difendo quelli e a questo punto non mi interesso di quelli. Alla domanda, provate voi a chiedere a un sindacalista, voi come sindacati cosa fate per quelli che non trovano il lavoro, i giovani eccetera? Ah, dice, non è compito nostro, perché i nostri iscritti per definizione sono quelli che hanno già il lavoro, perché se non hai già il lavoro non puoi essere sindacalista, capito? Ma sono discorsi da fare. Questa è una grave involuzione e quindi hanno una... Però lo sanno tutti questo e i dirigenti sindacali lo sanno. D'altra parte nel dopoguerra abbiamo avuto dei dirigenti sindacali veramente intelligenti. Uno poteva essere di una parte o dell'altra, legittimo questo, però si capiva che avevano una visione. Oggi i sindacati non hanno più la visione, fanno delle battaglie di retroguardia e questo spiega fra l'altro perché il tasso di sindacalizzazione è in continua diminuzione, e cioè molti dipendenti, molti operai non si sindacalizzano. E lo so, ma vedete, quando si smette di pensare e si smette cioè di produrre cultura, i guai dopo arrivano presto o tardi. Questa è una carenza di cultura sia sociale sia politica. Altri? Prego, se usi la voce alta oppure se vuoi venire qua, come vuoi? La voce bassa. No, allora vieni qua. Per far due metri. Prego. Sì, esatto. Anch'io naturalmente mi congratulo per la sua relazione, per la relazione precisa, precisa e anche... Non posso. L'altro. Sono in pensione ormai, quindi faccio parte del welfare anch'io. No, anch'io naturalmente non posso che congratularmi con la puntualità e anche impietosità a volte della sua relazione. Del resto io la leggo puntualmente sui taccuini di economia civile che lei redige per il giornale del credito cooperativo. Io sono un amministratore di una banca di credito cooperativo. Relativamente agli ultimi fattori che ha menzionato lei della crisi, quindi al dualismo crisi economica, crisi sociale del paese, mi chiedo, lei l'ha affrontato, mi ricordo in un articolo, questo problema, quale prioritario dei due è trainante? Noi siamo in una crisi economica perché c'è un deficit di valori culturali e sociali nel paese, oppure il deficit di valori culturali e sociali del paese che ha scatenato e si trascina dietro la crisi economica? Oppure è patetica la domanda, nel senso no, che c'è un gatto che si morde la coda? Grazie. No, grazie, non è patetica, è afferente la domanda. Voi dovete sapere che due sono i tipi di crisi strutturale. La crisi dialettica e la crisi entropica, si chiamano così. Una crisi si definisce dialettica quando è la conseguenza di un conflitto fondamentale che una società non è in grado di risolvere. Una crisi si chiama entropica quando è la conseguenza della perdita di senso. La parola senso in italiano vuol dire direzione, come quando si dice in quale senso scorre il fiume, che vuol dire in quale direzione. Esempi dalla storia dell'uno e dell'altro tipo di crisi ne abbiamo avuti. Ad esempio la crisi del 29, 1929, che tutti ricordano, fu una crisi di tipo dialettico. La crisi che abbiamo avuto adesso è di tipo entropico. Eppure molti guardano i dati statistici e dicono tot diminuzione del PIL, tot disoccupati, allora sono più o meno... No, è un errore.
perché è diversa la natura. Altro esempio, cade l'impero romano un po' di tempo fa. Quella era una crisi entropica, perché l'impero romano cade non perché fosse stato attaccato dall'esterno, è l'impero più grande di tutti i tempi e quello che è durato più a lungo. Erano arrivati persino in Inghilterra, dappertutto, in Germania, dappertutto. Allora perché è caduto l'impero romano? Ditemelo voi. Perché una crisi entropica, cioè avevano perso il senso dell'incedere. Non sapevano più verso dove andare. E quando un popolo, una comunità, ma anche una persona, perde il senso, a livello personale, quando ognuno di noi perde il senso della vita, cosa fa? Si suicida. Voi sapete che oggi il tasso di suicidi è in continuo aumento? No, non lo sapete, perché i giornali hanno l'obbligo di non parlarne per non scoraggiare. Solo qualche volta viene fuori. Ma guardate i dati statistici dell'Europa e vedete che è preoccupante. Ma in generale chi si suicida non è il povero. I poveri non si suicidano mai, mai, mai. Ho detto tre volte. Perché il povero spera che il futuro sia migliore del presente. Quindi ha una ragione di vita. Chi si suicida è uno che ha perso il senso dell'incedere. Cioè in quale, dice cosa ci sto a fare al mondo. Mi sono annoiato, non so più cosa fare. E così. E la stessa cosa vale per le popolazioni. Un altro esempio di crisi entropica è quella legata alla caduta dell'impero sovietico. Ma non vi siete chiesti perché l'impero sovietico crolla? 1989, caduta del muro di Berlino. Ma era stata l'Unione Sovietica attaccata dall'esterno, dagli americani. Non c'era mica stata la guerra. E perché crolla? Perché crolla dall'interno, perché quel modello di ordine sociale basato sui principi del marxismo-leninismo, cioè il comunismo reale, aveva perso il senso della storia, cioè era fuori tempo e la gente, come dire, non lo avvertiva più. All'inizio, quando Lenin nel 17, l'anno scorso abbiamo celebrato il centenario, fece la rivoluzione, fu un grande successo perché il popolo gli andò tutto dietro, perché aveva sentito che c'era una proposta che rappresentava una novità. Poi con l'andare del tempo questi si sono sclerotizzati, come sappiamo, e così via. Ebbene, questo è il punto. Quella che noi oggi viviamo, e non solo noi italiani, è una crisi entropica. Perché non è che ci manchino le risorse, non è che ci manchino le intelligenze, ci manca la capacità di ritrovare il senso di un progetto di civilizzazione. Perché il modello di civilizzazione che abbiamo sviluppato fino a tempi recenti è stato messo in crisi dai fenomeni di cui ho detto prima, della globalizzazione e della quarta rivoluzione industriale. Io non mi avete chiesto di parlare della quarta rivoluzione industriale, ma badate che i problemi sono seri. Fanno rabbrividire. Pensate al progetto del transumanesimo. Sapete cos'è il transumanesimo? L'idea per cui il robot andrà a sostituire l'uomo. E quindi la distinzione tra umano e non umano andrà a scomparire. E questo sta mettendo in crisi tutti, crisi entropiche. Avete visto le scimmie clonate? Adesso prossimamente vedrete che si farà la clonazione di un essere umano. A quel punto si dice, vedi qual è il senso di vivere in un mondo così? E quando uno non sa trovare delle risposte a domande fondamentali di questo tipo, entra in crisi. E quando uno entra in crisi si lascia andare. Perché è come quando uno ha una crisi amorosa che si lascia andare e comincia a bere, comincia a prendere le dosi di bustine e così via. A livello aggregato succede la stessa cosa. Ecco il punto. E in questo senso voi capite anche la disfatta della politica. Vedete anche questa campagna elettorale. Di che cosa si parla? Di stupidaggine. Io prometto di tagliare questa tassa, tu ne tagli un'altra, arriva un altro e dice no, io tolgo le tasse universitarie perché quell'altro ha detto così, ma sono discorsi da fare, neanche i bambini. Eppure, ma perché questo succede? Perché quando l'attenzione non viene più rivolta alle questioni fondamentali che definiscono una civilizzazione, è ovvio che alla fine si deve parlare di stupidaggine. Ma nel momento in cui si parla di stupidaggine aggraviamo la situazione, perché aumenta ulteriormente il senso di frustrazione e così via. Ecco perché
e quindi hai capito il senso della risposta, bisogna che ripartiamo dai fondamenti. Perché l'essere umano può fare a meno anche di mangiare due volte al giorno, possiamo tirarci la cinghia, ma non potrà mai fare a meno di dare la risposta alla domanda per chi vivo o per che cosa vivo. Se voi togliete questo senso, soprattutto ai giovani, soprattutto ai i giovani, io spiego che la libertà ha tre connotazioni, la libertà da, la libertà di e la libertà per. Vedi? Bravo. Complimento. La libertà da è la libertà negativa, cioè la libertà dai vincoli, e questo l'abbiamo raggiunta. La libertà di è la libertà positiva, cioè la libertà di realizzare, ma e sino lì i giovani te lo dicono. Quando io pongo la domanda, cosa ne è della tua libertà per? Cioè dire, per che cosa tu pensi di studiare, di impegnarti, di a quel punto silenzio. E allora io, come dire, cioè non è che io mi intristisca, perché insomma ognuno nasce con i suoi difetti, il mio difetto è l'ottimismo, quindi io non mi... Però in generale reagisco a modo mio, che gli do dei pugni in testa e questo funziona, che dopo mi ringraziano tutti. Perché cosa vuol dire dare un pugno in testa? Dare uno shock. Dico, ma tu non puoi andare avanti a vivere se non sai per che cosa vivere. Perché qualcuno, anche onestamente, mi dice, io vivo per fare i soldi. Va bene, non è la mia posizione, però almeno è una risposta. Cioè io vivo per diventare il più ricco d'Italia, il più ricco degli Stati Uniti, il più ricco. Uno potrà criticarlo, però è un motivo per vivere. Un altro mi può dire, perché ho una vocazione di un certo tipo, io vivo per contribuire a annullare certe malattie e così via. Se voi fate caso, oggi i nostri giovani chiedono la libertà da, soprattutto dai genitori, dai vincoli di qua e là, chiedono la libertà di, cioè dateci gli strumenti per realizzare il nostro potenziale, ma quando si arriva alla libertà per, ammutoliscono. E quello è il segnale che qualcosa non va. Invece nel dopoguerra chi ci ha vissuto sapeva per che cosa, perché bisognava ricostruire tutto, bisognava riconquistare la democrazia che avevamo perso nel ventennio precedente e così via. Oggi è quello che ci manca esattamente, ed è per questo che è importante l'azione di tutti, tutti, però in particolare i professori. I professori sono molto responsabili, perché i professori si limitano a fare gli istruttori, senza capire che l'istruzione non serve più a niente. Perché oggi, con le nuove tecnologie, un giovane, quelle cose se le impara in rete, molto meglio. E io devo andare in aula a raccontare che 2 più 2 fa 4, ma questo lo sanno già fare. Oggi i giovani hanno bisogno che l'insegnante sia un educatore, non un istruttore o un formatore. E voi sapete che educere in latino vuol dire tirare fuori, educere, mentre istruire vuol dire mettere dentro. Quindi l'educazione è esattamente il contrario della istruzione. Con l'istruzione tu metti dentro la testa del ragazzo, della ragazza, tutto, storia, geografia, matematica, e ci vuole, ma non basta. Dopo aver istruito devi educare, cioè tirare fuori. Ed è quello che oggi manca, perché io prima ho detto che il problema è di ripensare la funzione della scuola, intendevo questo, perché oggi i giovani vogliono che per essere educatori bisogna essere dei testimoni. Invece noi abbiamo professori che tecnicamente sono bravi, sanno tutto, ma non sono in grado di testimoniare, ed è la ragione per cui i giovani, eccetera. Sì. Quando a Matteo, che è uno dei quattro nipoti, gli ho spiegato che la parola scuola deriva dal greco skolē, e nell'antica Grecia la scolè era il luogo dove i ragazzi andavano per divertirsi ed imparare. E gli dico, Matteo, tu quando vai a scuola ti diverti? Lui guarda la sorella di 2 anni maggiore e dice, Alice, ti pare che il nonno sia impazzito? Dal che ho capito che non si diverte. Ma come si fa a non far divertire i ragazzi? Voi sapete cosa vuol dire divertire, Divertire viene dal latino divertere. Divertere in latino vuol dire uscire da se stessi, cioè vuol dire educare. Cioè io mi diverto quando esco da me stesso. Se io sto dentro me stesso divento autistico. Sapete cos'è l'autismo?
L'autismo è uno che non esce da se stesso, per quello che si comporta nella maniera che abbiamo. Ecco allora la vera funzione della scuola, è di educare, cioè di far divertire, di far uscire, perché fin tanto che io rimango in me stesso, mi guardo allo specchio e dico ah, come sono bello, come sono bravo, eccetera, non trovo mai la relazione con l'altro. Se non trovo il volto di un altro nel quale rispecchiarmi, sarò sempre perennemente un triste. Ecco quindi il senso. Voi a che ora andate a letto? No, no, perché lui adesso mi deve portare a Bologna, mi deve portare a Bologna in macchina. Io l'ho detto, la Grazia lo sapeva, perché domattina presto devo prendere il treno, perché io qui abbiamo un piccolo appartamento in Piazzale Kennedy, in condizioni normali pensavo di dormire qui a casa, eccetera, invece domattina devo andare a Roma alle 6:30 prendere il treno e allora devo rientrare questa sera. E quindi ho scomodato il marito di Grazia e quindi... No, io sono molto contento di avervi conosciuto, cioè no, molti già li conoscevo. Voi sapete che io sono un Lions ad honorem, mi hanno fatto a Bologna, perché io non potevo diventare membro, perché ho detto dopo io non vengo mai alle riunioni, non è giusto. Allora loro hanno insistito, dice almeno accetta di essere ad honorem. E infatti il risultato è che mi tocca girare quasi tutti i Lions d'Italia. La settimana prossima al Lions di Milano e poi tutti, a Bologna non parliamo e così. Però io vi, come dire, continuate, perché il vostro agire e soprattutto il vostro concetto di service è molto importante, perché crea quella coesione fra di voi, quel capitale sociale, come tecnicamente si chiama, che vi può... E però dico, date un po' più di attenzione alla vostra città. Prima, all'inizio, parlando con... Qui avete l'università, un insediamento universitario a Rimini. Fatelo lavorare di più, date retta. Rompete di più le scatole a questi professori che stanno troppo chiusi nella loro tana. Perché non è così che l'università deve funzionare. L'università nasce come, direi, spinta, come il soggetto che deve spingere la società, non semplicemente a rappresentarsi in maniera autoreferenziale come purtroppo sta avvenendo. Allora voi come club, magari assieme agli altri club, provate a pensare qualcosa che serva a rivitalizzare questo circuito, perché altrimenti cosa serve avere un'università con tanti studenti, perché penso ce ne siano 7-8 mila, quindi diversi corsi di laurea, se però non c'è una ricaduta, un impatto, quello che si chiama l'impatto sociale, la ricaduta sul territorio. Voi lo potete fare, perché voi siete professionisti, imprenditori e qua e là, se insistete, usando le forme civili, lo ottenete. E chiudo allora con un ultimo pensiero che è di Thomas Merton. Thomas Merton, americano, grande scrittore di libri, scomparso tanto tempo fa. Uno dei suoi libri più importanti ha per titolo Nessun uomo è un'isola. E termina questo libro, che forse avrete letto, con queste parole. Il tempo galoppa, la vita ci sfugge tra le mani, ma ci può sfuggire come sabbia oppure come semente. A noi la scelta, sapendo che se ci sfugge come sabbia, questa cadendo al suolo produce nulla. Se ci sfugge come semente, quando la semente cade al suolo, sempre, presto o tardi, tanto poco, produce frutto. Allora l'augurio che ci facciamo reciprocamente è che ci sfugga la vita come semente. Questo è l'augurio sincero che rivolgo. Grazie. Ah sì, non avevo visto. Non ho capito. Ci sarebbe un bisogno che qualcuno la conosce.